Ok, vai. Andrea Chisesi, un artista milanese, un buon artista milanese che espone qui a Siracusa nella ex chiesa di Montevergini, un ambiente meraviglioso anche questo, espone ben 45 opere, in più parte disegni. Più i disegni, parliamo delle opere importanti, più tutta una serie di disegni preparatori. 45 opere di cui parte sono state realizzate proprio qui a Siracusa, visto che la serie dell'artista è presente qui dai primi di luglio, insomma, e quindi ha potuto anche ispirato dei colori del Mediterraneo, cosa che ha messo anche sul suo titolo. Il titolo di questa mostra è Fuochi e Vortici Siciliani. Siciliani. Come mi diceva prima, ci sono tre filoni, diciamo così, artistici a cui egli si ispira, ma facciamo parlare lui della sua opera. Sì, diciamo che ci sono sicuramente i vortici e i fuochi d'artificio, che se vogliamo sono la tipologia più astratta del mio lavoro, dove mi lascio veramente andare con il colore, cercando di esprimere, insomma, le mie emozioni. Per me i vortici rappresentano un po' la vita, o quello che ci può essere oltre, anche i fuochi d'artificio, questa esplosione, questa bellezza così anche breve, insomma, se vogliamo, in un certo senso. E i fuochi comunque perché io ho origini siciliane, mio padre appunto è siciliano e quindi sin da piccolo ho vissuto molte di queste feste patronali dove i fuochi d'artificio la facevano sicuramente da... erano un momento importante e quindi io ammiravo questi colori, e mi è venuto, insomma, spontaneo trattare questo argomento nei miei quadri. E tra l'altro è un argomento che nella storia, nonostante i fuochi abbiano una storia molto antica, è un argomento che in pittura, cioè è un soggetto che in pittura stranamente non si è trattato molto.